Benvenuti a un nuovo appuntamento con il bianco e il rosso TB Sport. Un buon pomeriggio da parte di Cristian Siciliani. L'inquadratura a campo largo svela subito i miei ospiti. Alla mia destra l'avvocato Giancarlo De Peppo. Buon pomeriggio Giancarlo. Buon pomeriggio a tutti. Alla mia sinistra invece il direttore responsabile del mensile Il Bari, Michele Antonucci. Buon pomeriggio Michele. Grazie. 080-501-9998 invece il numero per intervenire in diretta. Ovviamente questione societaria in primo piano potrebbe slittare all'inizio della prossima settimana l'incontro tra De Bartolomeo e l'imprenditore interessati ad affiancare Vincenzo Matarrese nella gestione del club. Cordata sì, cordata no? Cordata ni. Cordata ni. Giancarlo, che idea ti sei fatto di questa pseudo cordata? Ma io dico che il solo fatto di aver, anche se giustamente si è sottoscritto il cosiddetto, io lo chiamo accordo di segretezza, sì, lo chiamo all'americana, non patto di riservatezza, si sia sottoscritto questo accordo, ma comunque ci siano state prima della sottoscrizione alcune interviste, alcune prese di posizione, io credo che sia una cosa fattibile, anche se molti scottati delle precedenti esperienze di cambio societario o di cambiamenti all'interno della società vogliono andare coi piedi di piombo. È giusto andare coi piedi di piombo, però un minimo di fiducia ci può essere. Michele. Il fatto dei piedi di piombo detto da Giancarlo mi sembra abbastanza normale. Certamente nelle due trattative che sarebbero in piedi attraverso la sottoscrizione del patto di riservatezza, mi sembra che quella che abbia più probabilità di dare frutti dovrebbe essere quella legata agli imprenditori del territorio locale. C'è un tema comunque fondamentale che indubbiamente c'è bisogno di apporti di capitale in questo momento, certo, della vita della società S. Bari. Abbiamo intanto un primo ascoltatore in linea. Pronto? Pronto, sono Michele da Bari. Ciao Michele. Allora, vabbè, prima di tutto voglio ringraziarvi perché è la prima volta che riesco a prendere la linea, quindi insomma. Beh. E poi per quanto riguarda la questione societaria, io vado un po' controcorrente perché penso che insomma Matarrese sia l'unica alternativa, ripeto, giusta, perché queste persone di cui si parla in questo momento, la cordata, non penso abbiano la potenza economica per poter sostenere le spese di gestione di una società come il Bari. Poi solo un'altra cosa. Parlo delle spaccature che si sono avute in curva nelle ultime partite, sì. Io sono d'accordo con gli ultras, oltre perché ne faccio parte, perché secondo me contestare non serve a niente, è meglio stare vicino alla squadra e vicino alla società. Grazie per il tuo intervento Michele. Allora, a proposito della società, ovviamente forse anche una voce fuori dal coro ha detto andiamo avanti con Matarrese, non credo un po' a questi imprenditori locali. Ma mi sembra che l'iniziativa chiamata cordata imprenditori locali non sia chiaro dal primo momento, non verrebbe a sostituire la gestione Matarrese, ma verrebbe ad affiancare, certo, l'attuale, certo, gestione della famiglia Matarrese. È chiaro che da soli gli imprenditori che si sono affacciati lo hanno detto loro stessi che non potrebbero sostenere il costo della gestione, però da soli, ma invece insieme credo proprio che sarebbe opportuno un momento di capitale, no Giancarlo? Beh, queste sono cose interne delle quali potremmo prendere atto eventualmente, ma nelle quali non possiamo entrare. L'unica cosa in cui potremmo entrare è il discorso, si è parlato di un breve rinvio dell'incontro per monitorare la situazione, sì, dei contenziosi. Mi sembra giusto perché il contenzioso porta all'alea di un giudizio che, se favorevole, implica un movimento di denaro in attivo, e se invece se sfavorevole porta un movimento di denaro in negativo, e quindi bisognerà prendere poi magari degli accordi paralleli a quelli delle quote o dell'aumento di capitale. Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? 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 Sì, ti sentiamo, vai. Volevo solo dire una cosa, alla cordata non ci crede nessuno perché c'è il signor Matarrese di mezzo. E
una vergogna, Vincenzo Matarese è solo una vergogna. Se se ne va lui, chiunque altro, meglio l'eccellenza. Grazie per il tuo intervento. Grazie. Io devo dire, no, capisco lo stato emotivo di molti tifosi, ovviamente dopo un'annata del genere, però qua noi stiamo parlando di un aspetto più sportivo, più legato ai risultati, a quello che è successo per la squadra. Per quanto riguarda la gestione, bisogna considerare che gestire una società di Serie A e in Serie A, con quello che ha comportato anche relativamente a determinati investimenti che sono stati fatti e non si sono rivelati nemmeno proficui per tutti, per esempio Barreto e Almiron, con contratti di una certa importanza economica anche per la Serie A, diciamo quasi fuori dalla portata anche del Bari, perché 1 milione di euro all'anno e sono tanti, stipendi da società di calcio anche più floride e forti del Bari, e poi non averli nemmeno avuti chiaramente crea uno scompenso. Quindi se il risultato sportivo indubbiamente deprime... Scusami se ti interrompo, senza parlare dei circa 700.000 euro per un Langella che sta a casa. Vabbè, quello è ormai era quasi consolidata dall'anno scorso come situazione, però appunto se spostiamo il tema dall'aspetto sportivo, che è stato assolutamente deludente, c'è poco da fare ed è evidente, e a quello della gestione bisogna ricordare che è inutile prendersela sempre con Matarrese, bisogna vedere chi ha anche la forza economica di poter sostenere un progetto Bari Calcio, perché sostenere una squadra in Serie A e anche in Serie B comunque comporta molti oneri, non è facile, e oggi lo vediamo anche per altre società blasonate che non è semplice gestirla. Quindi andando sull'aspetto gestionale, bisogna invece cominciare a pensare per una programmazione futura a un innesto di capitali che possa consentire appunto di fare una programmazione efficace, sperando sì, appunto, di rilanciarci e anche di poter tornare, almeno insomma, diamo per scontato che la retrocessione cosa ha fatta, quindi per ritornare in Serie. Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Ciao Cristian, sono Salvatore Guasella. Ciao, ciao Giancarlo, ciao. E ciao Michele. Ciao, ciao Salvatore. Vi coinvolgo nelle mie così elucubrazioni, quasi oserei dire, sulle cifre. Ma vi siete fatti un'idea che significherebbe entrare e risollevare, parlo da un punto di vista ovviamente finanziario, e risollevare la società, rimettere a posto le cose e iniziare un percorso sereno? Cioè di che cifre stiamo parlando? Perché ognuno si è fatto un'idea, io me ne sono fatto una, l'ho detta qualche giorno fa lì, facendo il giochino di una divisione equa al 20% per tutti. Ecco, supponendo una percentuale del genere, Giancarlo che è molto bravo, non voglio farlo esporre, insomma, però c'ha un'idea certamente più precisa forse della mia, e volevo un po' avere il suo conforto, di che cifre stiamo parlando tra ingresso, quindi acquisizione quote, ripianamento e ripartenza. Di che cifre staremmo parlando? Salvatore, grazie. Salvatore Guastello, opinionista di Teleregione. Giancarlo. Beh, innanzitutto il caffè pagato a Salvatore Guastello. Ma no, io veramente l'esame delle cifre non l'ho fatto, perché... Bisogna aspettare anche l'approvazione dell'ultimo bilancio, esatto, che avverrà fra poco. Bisogna aspettare l'approvazione del bilancio, bisognerà vedere anche con l'avvio della cosiddetta campagna acquisti-cessioni che introiti si riescono a ricavare dalla vendita degli eventuali giocatori immessi sul mercato, del risparmio conseguente al mancato ingaggio di questi giocatori per l'anno venturo, tutta una serie di cose. Non è semplicissimo e non è facile fare soprattutto i conti in casa altrui. D'altra parte penso che sia proprio il tema al proprio oggetto delle trattative, quindi il patto di riservatezza serve iniziare una trattativa e vedere nel dettaglio quali sono le componenti economiche che possono giustificare un certo tipo di intervento e di ingresso in società, attraverso poi forme di ricapitalizzazione, di apporti di altro genere. Bisognerà vedere, è chiaro che è proprio questo il tema. Adesso non so come stia procedendo sull'altro settore, questo dello zio americano, di cui io devo dire diffido, però ci sono tra l'altro due ottimi e bravi professionisti che stanno seguendo, quindi tra poco parleremo sapremo qualcosa. Ma io fra l'altro non escluderei... No, te la do io l'America, tempo... sembra proprio il tema che ci appartiene. Io non escluderei comunque una terza ipotesi, magari dove è stato sottoscritto un altro accordo di segretezza e magari della cosa non ne sa nulla nessuno. Certamente. Ci dobbiamo fermare un attimo, pubblicità, tra poco con il bianco e il rosso TV Sport.